Italia vola a Dubai per mettere in mostra le eccellenze dello spazio. È stato siglato un protocollo d'intesa tra il padiglione Italia dell'Expo 2020 Dubai e l'Agenzia Spaziale Italiana. Lo spazio unisce le persone, è il claim associato all'accordo, riprendendo quello generale della partecipazione italiana all'Expo 2020, che recita la bellezza unisce le persone. L'alleanza sarà sia culturale che scientifica e valorizzerà gli esempi migliori di industria e ricerca made in Italy. Unire le menti e preparare il futuro sono gli obiettivi, insieme alla visibilità su scala mondiale, ha spiegato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, durante l'evento di presentazione dell'accordo. Il ritorno è un ritorno che ovviamente non possiamo stimare in termini precisi numerici, ma sarà un ritorno enorme, proprio perché lo spazio si nutre di internazionalizzazione. È una delle attività che come agenzia conduciamo continuamente, soprattutto attraverso la nostra collaborazione col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, proprio per promuovere le nostre imprese all'estero, in particolare ovviamente le imprese spaziali, visto che lo spazio e la diplomazia spaziale sono diciamo, è un qualcosa che vive di collaborazioni internazionali. Quindi il fatto di avere, in un momento così concentrato e importante come un'esposizione universale, lo spazio al centro dell'attenzione avrà un effetto moltiplicatore, secondo me, enorme. Invece di andare in ogni singola nazione a pubblicizzare e a promuovere le nostre imprese, la nostra capacità, le nazioni verranno a visitarci nel padiglione, avranno l'occasione di sentire parlare di quello che siamo capaci di fare, quello che possiamo offrire in ambito di possibili progetti internazionali, quindi mi aspetto il ritorno sarà veramente enorme. A Dubai, dove l'Expo si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, un'intera settimana sarà dedicata proprio allo spazio. Dal 17 al 23 ottobre, infatti, in molti padiglioni verranno trattati i temi dell'esplorazione spaziale, della governance e della giurisdizione relativa al settore. Tra i big italiani presenti a Dubai, Leonardo porterà in mostra la gondola motore del rivoluzionario convertiplano AW609, progettato per ottenere una sintesi efficace tra la versatilità operativa dell'elicottero e i vantaggi dell'aeroplano. Non solo, ci sarà anche la trivella che andrà su Marte con ExoMars per perforare il suolo del pianeta rosso e l'orologio atomico, cuore del sistema europeo di navigazione satellitare Galileo. Non solo grandi aziende, però, nel padiglione italiano troveranno posto pure le start-up e le PMI. Lo ha assicurato il commissario per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti. L'economia dello spazio è formata da filiere lunghe di impresa. Noi avremo molte start-up, per esempio, che lavorano nell'economia dello spazio e che verranno in Expo a fare attività di pitching, come si chiama, come si dice in gergo, cioè di presentazione a investitori internazionali, a venture capitalist, a fondi sovrani, a equity, a fondi equity, perché investono nelle start-up italiane che lavorano per l'economia dello spazio. Questa filiera lunga, tra l'altro, che va dalle start-up a piccole e medie imprese innovative fino alle grandi imprese come Leonardo e Avio, sono dislocate in varie regioni italiane, dalla Puglia alla Campania, al Lazio, al Piemonte, cito solo queste perché sono forse le più importanti. E questo significa che la loro partecipazione a Expo sarà un modo per attirare investimenti e risorse professionali anche a livello territoriale, facendo crescere dei sistemi territoriali molto legati, come quello che ho citato adesso, all'economia dello spazio. Quindi la partecipazione non è soltanto delle grandi imprese, il ritorno può essere forse ancora più importante per le piccole e medie imprese, per le start-up. Aggiungo a questo che noi porteremo a Expo durante i 6 mesi università e centri di ricerca, decine di università e di centri di ricerca italiani che lavorano su progetti per lo spazio, e loro sono molto interessati a fare in modo che Expo diventi un'occasione di rappresentazione delle competenze progettuali dei centri di ricerca delle università italiane con cui lavoriamo, perché attirino investimenti, docenza, formazione, studenti, domanda formativa. In questo senso accenno solo a un fatto, che il padiglione italiano è attrezzato e allestito
con un'area intera che chiamiamo l'area dell'innovazione, che sarà dove verranno proiettati continuamente filmati dell'osservazione dello spazio, dell'osservazione dei mari, prodotti e realizzati da centri di ricerca università italiane. Abbiamo raccolto 52 manifestazioni di interesse per raccogliere questi filmati, che gireranno in loop per tutti i 6 mesi e faranno vedere a tutto il mondo come le competenze italiane scientifiche universitarie sono dentro questa grande filiera economica, industriale e scientifica, producendo ritorni importantissimi che non sono facilmente calcolabili, ma probabilmente sono superiori a quello che riusciamo a immaginare. L'epoca in cui si svolge l'Expo è quella della commercializzazione dello spazio, in cui l'accesso a fini economici è consentito anche ai privati, un movimento che può avvicinare ancora di più lo spazio alla Terra, riflette l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che volerà di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale nella primavera del 2022. Stiamo anche transizionando da un'era in cui era tutto, se vogliamo, nella mano pubblica, a questo futuro che chiamiamo commercializzazione, commercialization, dove la visione è quella, molto bella, secondo me interessante, secondo la quale, no, questo spazio dell'orbita bassa in qualche modo lo abbiamo conquistato, quindi questa fase pionieristica che è stata gestita dalle agenzie spaziali pubbliche ha raggiunto un suo livello di maturazione e possiamo passare a questa fase di transizione dove ci sono dei terzi privati che, no, che hanno anche un approccio di business, che si a loro volta si appropriano di questo spazio. Cioè io la vedo un po' come una sorta di normalizzazione dell'orbita bassa, che diventa uno spazio di attività sociali, culturali ed economiche, sempre più normale, sempre più parte della nostra quotidianità. Attività commerciali sì, ma senza dimenticare il fondamentale apporto dello Stato alle iniziative spaziali. Ne ha parlato il sottosegretario con delega alle politiche dell'aerospazio, Bruno Tabacci. Senza l'impegno della mano pubblica non ci sarebbe stato spazio per l'iniziativa dei privati. Questo vorrei che fosse collocato in maniera molto seria nella storia delle discipline spaziali. Sono le agenzie pubbliche che hanno creato le premesse per oggi. Per fortuna c'è una presenza dei privati che manifesta un'articolazione assai importante, ma l'innesto è stato la intuizione che hanno avuto dei visionari, che da lì forse poteva partire anche una formidabile opportunità per l'economia di un paese o per l'economia di una città o per l'economia di un popolo, insomma. Sono cose che vanno collocate nella loro stretta, perché adesso ci sarà Musk che è in campo, ma Musk è in campo perché prima c'è stata la NASA e gli italiani che sono in campo oggi è perché c'è stata l'Agenzia Spaziale oppure il governo italiano, perché negli anni 60 l'Agenzia Spaziale non c'era. Ma chi ha avuto il modo di mettere dei denari pubblici convincendo diciamo i cittadini che una parte delle loro tasse dovevano essere impegnate in una ricerca spaziale, voleva dire avere una grande visione.